Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare un gameplay su Minecraft nella modalità Gravity, che è una modalità veramente carina. Si trova sul server HiveMC, sicuramente lo conoscerete perché è uno dei server più famosi appunto. All'interno di questa modalità, che si chiama Gravity, troviamo diverse mappe che dobbiamo superare e sono ispirate alla mappa The Dropper, che praticamente è famosissima. Comunque, bando alle ciance, iniziamo subito. Adesso siamo nella lobby, stiamo aspettando appunto che incominci la partita. Possiamo votare le diverse tipologie di mappe, sono 5 mappe per partita e appunto dovremmo superarle. Però noi ci rivediamo quando inizia la partita. Eccoci in partita, questa è la prima mappa che dovremmo superare. Sembra abbastanza complicata. Comunque, per sopravvivere bisogna cadere nell'acqua. Se tocchiamo tutti gli altri blocchi mentre cadiamo, moriremo ovviamente e verremo trasportati qui, che è appunto dove si inizia la mappa. Abbiamo anche dentro all'inventario due blocchi, uno è per risalire appunto in cima, ma sta per iniziare. Buttiamoci e sicuramente moriremo. Uno, stavo dicendo, è per rendere i player invisibili e l'altro, ma lasciamo visibili, e l'altro è per ritornare indietro. Comunque, eccola qua. Ce l'ho fatta. Per cambiare livello bisogna appunto andare nel portale, è molto semplice, verremo teletrasportati subito al secondo livello. A destra possiamo vedere il tempo rimanente e sono caduto senza. Eccolo, no! Appunto a destra vediamo il tempo, per adesso mancano 9 minuti e la classifica. Per adesso nessun giocatore ha finito tutte e 5 le mappe, io ho appena finito la seconda come potete vedere. È una bella modalità. Il link, l'IP del server, scusate, lo trovate in descrizione, sono morto di nuovo, ma mi raccomando, è solamente per utenti che hanno Minecraft Premium. Comunque HiveMC nella categoria arcade, è veramente bello. Ecco, intanto un player, Paulin65, ha finito tutte e 5 le mappe, beato lui perché io in questa mappa sto facendo letteralmente schifo. Sì, sono sopravvissuto. Bisogna anche essere veloci perché molte volte, anche se finiamo per primi, non ce la facciamo a raggiungere il portale nel tempo previsto e ci fregano il posto, cazzo. Comunque è una modalità che non si vede tutti i giorni su Minecraft, quindi è veramente carina. Sto per spaccare il computer. No, ho notato che bisogna saltare così per essere più veloci quando si cade. Non so se può essere vero, è soltanto una cosa che mi è sembrata. Ecco qui. Questa è la quinta mappa che se non carica non potrò mai vedere. Ok, quando ci sono quei blocchi verdi, bisogna atterrare appunto in quei blocchi che sono dei blocchi particolari che ci faranno rimbalzare, ecco qui. Finito, sono arrivato quinto, sempre meglio arrivare nella top 10, ecco. E noi ci rivediamo alla prossima partita. Sicuramente moriremo un paio di volte, come al solito, ovviamente. Sta per iniziare. Vedo l'acqua. No. Oh, c'è un. Dove cazzo è l'acqua? Ok, forse devo andare da questa parte. Ah, ok, ho capito. Devo andare da questa parte. Ok, ho capito come fare questa mappa. Peccato che ho sbagliato 8 volte, come potete vedere i fails, che sarebbero le volte in cui si sbaglia, sono 8 per ora. No, queste qui sono. Che palle! Sono le più carine secondo me, perché comunque sono semplici. Ce la faremo prima o poi arrivare prima. Terza mappa. Bella. Bella proprio.
vedo l'acqua, vedo l'acqua, vedo l'acqua, vedo l'acqua, vedo l'acqua. Intanto un giocatore ha finito la partita in meno di 2 minuti, cioè mancano meno di 2 minuti. E io continuo a prendere... Questo è veramente difficile. Ok, bisogna andare di qua e poi... No! Cazzo! Ok, 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 ok. Ecco fatto. Ancora mi manca la quinta. Questa qui sembra difficile per... Ah no. È la più facile. Benissimo. E abbiamo finito tutte e 5 le mappe. Ed eccoci nell'ultima mappa, cioè comunque nell'ultima categoria di mappe. Questa è veramente carina, ci sono le carte. E intanto riesco a prendere le mappe. Comunque, aspettiamo che inizi, manca veramente poco. Cinque, quattro, tre, due, uno. Andiamo a morire. Questa magari... No, magari ce la faccio al primo colpo. Magari ce la facciamo anche ad arrivare per primo, se ce la faccio ad uscire. Perdo un po' di vita, ma è normalissimo. Ok, questa mi pare che l'abbiamo fatta prima. Questa è l'unica morte in cui non si muore. E subito verso il portale per cercare di arrivare prima. Ma come vi ho detto prima, sta anche nell'agilità ad uscire dall'acqua, perché molti posti vengono appunto rubati per questo motivo. No! Ok, ho notato l'acqua che... Ok, ok. Questa sembra abbastanza complicata come va. Eccola. Ok. Più o meno l'acqua è al centro. Ogni volta mi fotte il vetro colorato, perché penso sia come in realtà il vetro me lo prendo in pieno. Comunque è una modalità abbastanza carina, perché non si vede tutti i giorni. Ecco dal solito gameplay di Minecraft, perché... Ma che cazzo. Eccola, eccola. E ce la faccio finalmente. Volevo arrivare prima, ma mi sa che non arrivo nemmeno l'ultima. Sono alla terza mappa, mi manca 2 minuti. No, ci ho arrivato. E intanto prendo un po' di ghiaccio random in faccia. Ok, ok. Dove il portale è da quel lato. L'ultima mappa. Ok, bisogna andare. Bisogna passare da qui dentro per poi... Ok, ho capito, bisogna passare da qui dentro per poi andare qui. E dai che ce la faccio. Ce l'ho fatta, siamo arrivati terzi. Non è proprio un ottimo risultato, però fa niente. Quindi ragazzi, se queste tipologie di video vi piacciono, fatemelo sapere con un commento oppure lasciate un like. E iscrivetevi al canale se volete altre tipologie di video del genere, oppure guardate le altre tipologie di video che faccio su questo canale. E se vi va di supportarmi, iscrivetevi. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!